fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Parola della nostra liberazione. Quante forme ha l'amore, quanti sono gli uomini, perché tutti noi diamo ai nostri sentimenti, alle nostre azioni, alle nostre scelte, pensiamo di dare questo nome di amore, ma senza rendercene conto perfettamente, il più delle volte sono espressioni di egoismo, di amore verso di noi. Per questo che Gesù ci dice: amatevi come io vi ho amato, cioè come, la qualità è diversa, ci ha amato facendo dono della sua vita, fino all'ultimo. Non poteva dire delle parole tanto realiste, fino al punto da addirittura da irritarci, che queste parole: mangiatemi, mangiatemi, prendete e mangiate, sono giustificati quelli che ascoltavano queste parole di sentirsi inorriditi. Com'è possibile che una persona possa dire queste parole così selvagge? Eppure Gesù insiste. Quando loro danno prova di quasi di ribrezzo davanti a queste parole, Gesù insiste: se non mangiate la mia carne, se non bevete il mio sangue, non avrete la vita. Che cosa voleva dire con queste parole? Voleva dire che Egli ha portato nell'umanità una forma di amore che è il più altruistico che si possa immaginare: vivere per gli altri. Gesù è l'uomo per gli altri. E quindi qualche volta quando noi diciamo: ma perché devo perdonare proprio io che sono stato offeso? Ma perché mi si richiede di perdonare mentre io vorrei che questa persona, questo essere che mi ha offeso, dovesse essere lui a chiedere il perdono? Perché devo essere io? E perché devi essere tu? Perché in te vive il Cristo, perché in te continua la sua esistenza, perché in te vive questa forma di amore che è il vero, l'unico amore, che è sicuramente altruistico, che non chiede nulla per sé,
Quindi tu l'hai scelto, hai ricevuto l'Eucaristia e l'Eucaristia ti impegna proprio a questo. Non ti dà solamente il peso, la sofferenza di dover amare a qualunque costo, anche quando sei convinto, sei convinta che tu non sei l'offensore, ma sei offeso. Capite? Ecco. E questo a cui si chiama il Signore, ma si chiama anche alla pace, si chiama anche alla gioia. Io vi do una gioia così grande che nessuno vi potrà togliere. Ci libera anche dalla paura della morte, perché la morte diventa il momento più bello, più gioioso, perché calano, si squarciano i veli e finalmente vediamo il volto sorridente del Cristo che ci aspetta sulla soglia. Allora perché aver paura? Ecco. Quindi dobbiamo pensare all'Eucaristia non a qualcosa di solito, qualcosa che non ci emoziona, qualcosa a cui siamo abituati, ma l'Eucaristia come un impegno serio, serio. E cominciamo col dire a Gesù: Signore, non so amare, non so amare. E quello che mi pesa, l'unica cosa che mi pesa veramente è non sapere amare, fino a dare la vita come tu hai fatto. Insegnami ad amare. Io voglio che l'ideale della mia vita sia unicamente questo, amare gli altri. Ma tieni conto che io sono un grande egoista, che io finora forse ho creduto di amare, ho amato me stesso o me stessa, e allora insegnami ad amare. Questo mondo è così chiuso in se stesso, è così autosufficiente, non chiede altra cosa che quella di diventare sempre più autosufficiente. Ma tu non sei nel mondo, tu non sei nel mondo. E tu mi insegni e tu mi dai la forza, mi dai l'aiuto perché io non sia del mondo, perché io ami come tu hai amato, come tu, della tua qualità dell'amore. Non potrò mai raggiungerti, mai, mai. Però dammi perlomeno quella forza, quell'energia che anche nella mia fragilità, nella mia inferiorità, nella mia debolezza, io possa imitarti. Non voglio altro, Signore, non ho bisogno di altro, non ti chiedo assolutamente altro. Dammi l'amore, il tuo amore, perché solamente il tuo amore è di buona qualità. Quello che io chiamo amore è molto equivoco, è molto mescolato, è molto pieno di paure, è molto pieno di orgoglio. Dammi il tuo amore, cambiami il cuore, Signore,
che cosa ti posso dire?